Ultimo punto dell'ordine del giorno, approvazione schema di convenzione con la comunità montana di Valle Camonica per la gestione dello sportello unico delle attività produttive e parco sua. Siccome abbiamo il delegato alle politiche giovanili e all'informatizzazione del comune, innovazione, che si è molto adoperato per questo, e lo ringrazio fin d'ora, prego Marco. Vi spiego brevemente di cosa si tratta. Cerco di essere il più breve possibile. Praticamente il SUOP, che sta per sportello unico attività produttive, è uno strumento obbligatorio e a cui tutti i comuni, tutti gli enti sono obbligati ad aderire entro il 30 settembre, decidono la normativa conosciuta come impresa in un giorno. E praticamente consiste nel dover attivare un servizio online su internet per l'apertura di tutte quelle cose, partite IVA, aziende, attività produttive in genere, in quanto dopo il 30 settembre, quando farà fede, non sarà più il cartaceo ma sarà solo ed esclusivamente l'elettronico, cioè chiunque vorrà aprire un'azienda non potrà più arrivare con la sua carta firmata, richiesta, tutto, ma dovrà andare obbligatoriamente su un sito. La comunità montana si è fatta portavoce per l'intera comunità di Valle Camonica della realizzazione del software, della gestione del progetto e tutto. Hanno aderito tutti i comuni, non è dei comuni che fanno parte appunto della suddetta comunità montana. Il costo di ingresso in questo progetto per il nostro comune è quantificato in euro 900-950, praticamente il costo di avviamento sono 80.000 euro, 40.000 che vanno a suddividersi la comunità montana più altri contributi vari, nostra compartecipazione di questi 950 euro, a cui vanno ad aggiungersi tre quote annuali di gestione calcolate in un euro di circa 30 centesimi a cittadino residente al 2009, se non ricordo male. E questi soldi, questo euro annuale, andrà a essere investito in attività non meglio precisate che la comunità montana, che deciderà un'apposita conferenza dei sindaci e dei tecnici responsabili che verrà convocata a breve. Detto questo, noi abbiamo incaricato un dipendente del comune in quanto tecnico competente che gestisca la pratica informatica e tutto che arriva, che è Giappini Cristian, che si sta adoperando ai corsi di formazione e che ringraziamo, in quanto comunque sono anche parecchio pesanti, visto che sono 10 corsi settimanali di un paio d'ore l'uno. E dopodiché niente, direi che possiamo passare all'approvazione dello schema di convenzione se non ci sono richieste. Esatto, è uno strumento obbligatorio da cui volenti o nolenti siamo obbligati ad aderire. La comunità montana ha deciso di organizzare tutto appunto per ogni comune, cioè il software, il programma è unico, l'interfaccia del sito internet sarà unico. Questo appunto perché l'utente, al posto di recarsi in comune, perché non fa più fede il cartaceo ma fa fede per legge solo elettronico, dovrà andare sul sito www.comuneossimo.it, ci sarà la sezione, compilerà tutto quanto fatto, automaticamente verrà mandato quello che va mandato alla Camera di Commercio, alla Lombardia, al Ministro, Comune, compagnia varia, e verrà gestito tutto in automatico ed è obbligatorio aderire entro il 30 settembre. Ma mercoledì 28, questa è l'ultima nota della comunità montana, si troverà la registrazione. Perfetto. Obbligatoriamente io sono presente perché dovrò registrare con una firma digitale. Da questo punto di vista, si richiede la dotazione minima, una casella di posta elettronica certificata. La firma digitale è un software che deve essere in grado praticamente di leggere tecnicamente i documenti che dovranno essere presentati digitalmente. Esatto. Naturalmente non abbiamo apparecchiature in grado di poter leggere questi documenti, quindi ci sarà anche la necessità di adeguare il nostro protocollo, che attualmente è informatizzato, ma dovrà essere informatico, credo, tecnicamente. Esatto. E questo farà sì che praticamente sia la pratica cartacea intesa come modulino di domanda, di richiesta, di avvio di un'attività, che tutta la documentazione progettuale, tecnica, elaborati grafici, dovranno passare attraverso questi sistemi che daranno poi, come lettore a barre ottica, praticamente
registrazione e il protocollo di tutto quell'esame. In quanto proprio non è neanche necessario stampare un foglio, tutto quello che è a norma di legge è solo l'elettronico, solo il file. Prima quando abbiamo parlato del bilancio, che noi i contributi vengono sostituiti da altre forme, tra cui la partecipazione al libro. Ma gettito del libro di chi? Delle gente che stanno sul territorio? È quello attualmente praticamente raccoglie una parte dei trasferimenti. Allora attualmente è congegnato che la compartecipazione al gettito dell'IVA riceve praticamente quello che erano i trasferimenti dello Stato adesso all'inizio, poi invece in prospettiva sarà un discorso praticamente commisurato sulle attività, sulle imprese, sulle attività, chi ha una attività in comune. Infatti alcuni comuni già subiscono delle penalizzazioni da questo punto di vista, non è necessario, diciamo, tutto il mondo. Cessimo Ikea, un territorio, è vero che c'è un'altra cosa, un tremendo area di riequilibrio. Due sono le luci adesso, che sono state da bilancio, una si chiama compartecipazione gestibile e l'altra è il fondo, infatti quel fondo lì è più alto, se avete visto, praticamente 250.000. Che sarà quello che va a compensare. Bene, se non vi sono altre richieste, punto di votazione, approvazione schema di convenzione con la comunità montana della Lega Molica per la gestione dello strumento unico delle attività produttive. Favorevoli? 8. Immediatamente esecutivi? Favorevoli? Ok. Grazie, arrivederci.